Gemma Galgani abbandona uomini e donne ad una condizione. La dama torinese del Throne Over continua a far parlare di sé, ecco cosa ha confessato. Il Throne Over di Cancelletto Uomini e Donne continua ad avere un gran successo grazie alla dama torinese Cancelletto Gemma Galgani, la quale si è riproposta al gabbiano Cancelletto Giorgio Manetti. La donna ha cercato di conoscere altri uomini, ma ha capito che non ha mai smesso di amare il suo ex fidanzato nonostante lo avesse denigrato nel corso di questi ultimi 2 anni e mezzo. Il fiorentino non è d'accordo e non si lascia riconquistare da Gemma, soprattutto perché i sentimenti nei suoi confronti sono cambiati e non riuscirebbe nemmeno a passare una notte insieme a lei. Gianni Sperti, opinionista e braccio destro di Tina Cipollari, pensa che l'uomo abbia una relazione segreta con Anna Tedesco poiché si chiamano e messaggiano in continuazione. Dopo un'accesa discussione in studio, Giorgio tranquillizza Gemma e le ricorda che non l'ha mai tradita. La decisione della Galgani. La storia di Gemma ha da sempre fatto discutere i telespettatori di tutta Italia, tanto che quest'ultimi vorrebbero vederla fuori dagli studi per sempre. Anche Tina Cipollari, sua acerrima nemica, pensa che sia giunta l'ora per la dama torinese di restarsene a casa dato la sua età avanzata e le ricorda che può sempre ricorrere ad un gigolo privato. Video, Gemma, durante ultime puntate mandate in onda, ha ammesso che sarebbe pronta ad abbandonare il programma ad una condizione, Giorgio Manetti. La sognatrice spera che un giorno il gabbiano possa uscire con lei dagli studi e ricominciare da zero, anche se all'epoca non gli diede la possibilità di coltivare la loro storia fuori. Succederà mai? Lo scopriremo. Nel corso dell'ultima registrazione, Gemma continua il suo piano per riconquistare il gabbiano. Accompagnati dalle note di fidati di Media Alessandra Amoroso, i due ballano e si danno un bacio. Giorgio, il quale aveva avviato una conoscenza con Maria Gabriella, ha deciso di eliminarla anche se hanno trascorso una bellissima giornata a Roma. Anna Tedesco ha iniziato a conoscere Walter, mentre Ida ha deciso di chiudere definitivamente con Sossio per conoscere esclusivamente Riccardo. Per quanto riguarda Marco, l'uomo ha iniziato ad uscire con Grazia e ci sono stati anche dei baci, avrà trovato l'amore. Cosa ne penserà Gemma? Lo scopriremo. Intanto questa settimana andrà in onda la puntata in cui Gemma fa una sorpresa al gabbiano in camerino, adornando la stanza con degli oggetti, video, acquistati nel suo ultimo viaggio in Egitto.